Questa porta del popolo può e deve diventare la porta fidei, cioè ognuno di noi può rappresentare come una porta perché altri possano vedere attraverso di noi la fede del Signore che ha vinto il male e la morte. E guardate, non servono cose straordinarie, ma un cuore buono, attento, sensibile, che sa comunicare l'entusiasmo del Vangelo che diventa anche intelligenza di amore, la passione che diventa anche attenzione all'altro, sensibilità. Un cuore tiepido non convince nessuno. Allora quell'entusiasmo, quella vita che ricomincia quel primo giorno dopo il sabato, cioè con la resurrezione, con la Pasqua, diventa attenzione, sensibilità, vicinanza ai tanti che incontrerete in questi giorni e soprattutto in tutti i giorni della nostra vita. Il Signore viene ad aprire le porte chiuse, ma soprattutto tutti noi sentiamo le porte della tristezza, della rassegnazione, del pessimismo, le porte del cuore chiuse, attraversate da questo Signore risorto che continua a dire pace a voi. E la sua pace è la fiducia che continua ad avere nella nostra vita. È l'amore che non soltanto non ci toglie, ma anzi ci restituisce, pieno. Tutti noi siamo indubbiamente come Tommaso. Tutti noi viviamo in maniera molto concreta l'incredulità di Tommaso. Insisto, è la tiepidezza, la nostra più banale incredulità, che oltretutto può sembrare intelligente, che sembra ci prevenga da delusioni. L'entusiasmo, la passione, la gioia degli altri discepoli che dicono abbiamo visto il Signore, l'abbiamo incontrato, viene smorzata dall'intelligentone che pensa in fondo di capire tutto, che vuole, che rivendica di capire tutto perché riduce tutto a sé. Quante volte anche noi la nostra tiepidezza è pratica, cioè non si può fare, è troppo difficile, non è per me, è quel poco amore che non cambia niente della vita e che in fondo crede che la resurrezione è soltanto un modo per addolcire, per rendere meno dura la vita e le tante avversità della vita. Ma la resurrezione non è un narcotico per rendere un po' meno dura la durezza della vita, è la vita che cambia. Questa è la differenza. E allora, come Tommaso, anche noi vediamo quei segni della passione diventare al contrario segni della vita che non finisce. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Quelli che credono quando nel buio non c'è luce, ma la cercano e sanno che c'è. Come tanti uomini che sono rimasti misericordiosi e che hanno dato la vita per il Vangelo e che sono le stelle della resurrezione. Allora la pace che il Signore ci dona, rendiamola nei nostri visi, nella nostra scelta di andare incontro agli altri, di non avere paura della bontà e della tristezza, essendo anche noi testimoni del risorto. Aprendo i tanti cuori chiusi con quella dolce forza dell'amore del Signore che ha vinto il male e la morte per liberarci dalla tiepidezza e dalla incredulità, per aprirci gli occhi e per cambiare questo mondo.